Benvenuti in questo video. Mostriamo l'utilizzo del modulo per Joomla 1.5 e anche per le ultime versioni, che si chiama Loft Article Slideshow. Questo modulo, giunto alla versione 2.2, consente di visualizzare un'anteprima degli articoli in scorrimento, secondo effetti che possiamo noi stabilire, e in genere viene usato nella home page in modo da mostrare gli ultimi articoli in scorrimento, consentendo anche al cliente, all'utente, di scegliere anche la modalità di visualizzazione, se verso sinistra, verso destra, eccetera. In sostanza, questo modulo lo trovate su joomla.org o comunque sul sito originario che è landofcoder.com, andate nella sezione download e su Loft Articles Slideshow. Andate sulla versione 2.2 e la scaricate. Dopodiché, estensioni, gestione estensioni di Joomla e lo installate come si fa comunemente. Dopodiché andate in gestione moduli e dovete poi scegliere Loft Article Scroller, Slideshow. Ora, scegliete la posizione in cui installarlo. Io ho scelto la posizione top A del mio template. Ricordiamo che in Joomla per visualizzare le estensioni basta scegliere dopo il nome del sito tp uguale a 1, punto interrogativo, e vedete tutte le posizioni disponibili per il vostro template. Io ho scelto top A. Dopodiché, ecco il modulo, l'ho chiamato ultimi articoli, infatti il titolo compare qui in alto, mostra titolo, mostra pubblicato, la posizione e le pagine in cui pubblicato, io ho scelto tutte. Andate in Global, Select Theme, io ho scelto blu. Blu è quello che vedete qui nella Navigator. Il Navigator è un menu che compare accanto al content qui dove si visualizzano gli articoli. Ora, gli articoli potete visualizzarli comprensivi anche dall'immagine o solo la descrizione, che è questa qua. Compare il titolo e compare la descrizione. Riguardo alla descrizione potete stabilire il numero massimo di caratteri sia per il titolo sia per la descrizione. Vedete questo articolo, questa casella, titolo max chars. Io ho messo 100, numero massimo di caratteri nel titolo che è questo. E nella descrizione è quello che vedete qui sotto, description max chars, 100. Text Replacer, mettete questi punti sospensivi che compariranno dopo che sono terminati il numero di massimo caratteri da visualizzare. Poi, come modulo height e modulo width, cioè l'altezza e la larghezza del modulo, mettete auto, in modo che lui se la stabilisce in base al template. Potete personalizzare la larghezza di questo spazio andando su Main Slider, Main Image Width. 600 ho messo io come larghezza, e quindi questa larghezza è qui. L'altezza ho messo 300 in pixel invece, è quest'area. Ora, se ci sono immagini e articoli e volete anche visualizzarli, dovete scegliere come slider content qui image description, cioè l'immagine e la descrizione, altrimenti intro text, solo l'introduzione. Display button, cioè visualizza il bottone che è questo. Enable block description, cioè mostra il blocco della descrizione dell'articolo in ogni slider, cioè sarebbe questo. Mettete sì. Adesso andate in Navigator, che è questo. Potete scegliere la posizione. Navigator position, io ho messo a destra del content, quindi a destra di questo qua, quindi qui, destra. Potete scegliere anche a sinistra, sopra, sotto. Proviamo a impostare, per esempio, left, salviamo, aggiorniamo la pagina, ecco, compare al contrario, quindi a sinistra. Poi, Navigator. Navigator item height e Navigator item width, cioè l'altezza e la larghezza degli oggetti, questi qua. Io ho scelto 100 in altezza e 300 in larghezza.
Poi, se vi sono delle immagini in articoli, potete anche visualizzarla a thumbnail, cioè l'anteprima delle immagini. Scegliete thumbnail width, larghezza, e height. È preferibile mettere larghezza e altezza la stessa misura. Però nel mio caso sgranano un po' le immagini, quindi io ho preferito non visualizzarle. Per non visualizzarle, in Navigator, dove c'è scritto Enable Thumbnail, mettete no. Se mettete sì, verranno visualizzate in base ai pixel da voi scelti. Andiamo a vedere come risulta nel mio template. Ecco, le immagini vengono un po' tagliate. Beh, io preferisco non visualizzarle. Navigator, metto no. Enable Article Title, cioè l'articolo, sì. E la data di creazione. E la categoria del nome, no. Nome della categoria, no. Facciamo salva. Poi qua, Max Nav Items Display. Quanti articoli al massimo utilizzare? Io ho messo 3. Infatti compaiono 3. Salviamo. Ancora. L'ultima cosa è effetti. Io ho scelto orizzontale da sinistra a destra. Infatti, come potete vedere, gli articoli vanno da sinistra a destra. Potete scegliere dall'alto in basso, che sarebbe vertical up to down. Salviamo. Guardiamo la pagina. Vedete? Alto a basso. Un'altra cosa. Autostart, sì. L'intervalli, interval, animation duration, lasciate così. Transition, vabbè, ci sono delle transizioni tra una e l'altra. Provatele quelle che volete, io ho messo Expo per esempio, vediamo cosa fa. Beh, non cambia molto. Comunque vi consiglio di sperimentare. Data source, adesso, da dove deve prendere gli articoli? Io ho scelto di prendere dalla categoria, category, e sotto qua andate col tasto control, potete in sostanza scegliere le categorie da cui visualizzarle. Io ho scelto blog, poi filter by author, anyone, cioè da chiunque è stato scritto, featured articles, mostra anche gli articoli quelli in primo piano, sì, cioè quelli che compaiono qui sotto nel vostro sito. Article sorted by, articoli visualizzati, ordinati per, io ho messo ID ascendente, limite numero di articoli 5. Salviamo ed ecco il risultato del vostro sito. È tutto, grazie e al prossimo video.